giving my life back to you. Si può, buongiorno, 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 buongiorno. Benvenuto Carmelo Cossa, benvenuto. Grazie, grazie. Benvenuti a Poesia a Merenda, oggi grandi novità. Come avete visto in locandina e chi non l'ha vista la vada a guardare dopo, ovviamente, abbiamo
Niente e po' di meno che la locandina nuova di Amore Amaro. La copertina nuova. La copertina nuova. La copertina finalmente. Eccola, è arrivata. In realtà noi l'avevamo già vista in anteprima, ma abbiamo deciso di condividerla con chi ci ascolta. Perché dovevamo aspettare che il libro potesse uscire. Esatto, e il libro sta uscendo in realtà. Però noi volevamo poi, non abbiamo resistito e quindi ve l'abbiamo mostrata in anticipo. Da qui a breve avremo il libro tra le mani e lo presenteremo e lo potremo presentare fisicamente proprio, è ormai questione veramente di poco. Tra l'altro vorrei dire che avremo il trailer del libro è pronto e anche quello, ve lo mostreremo a breve. Quindi seguiteci, seguite Carmelo Cossa nelle sue pagine, seguite anche Sognare si può, perché da qui a breve potrete vedere veramente qualcosa di più, qualcosa di concreto. Sì. Metteremo anche il link dell'editore dove poter ordinare. Da lunedì si può già ordinare. Esatto, il libro, questo Amore Amaro che tanto abbiamo atteso. È stato un parto lungo perché... sì, esatto. Per il periodo che stiamo vivendo, per il periodo che sto vivendo e per il periodo che è così, ma finalmente... Finalmente ya famo. Credo che sabato prossimo potremmo parlarne proprio. Parlarne con il libro in mano. Con il libro, esatto, tra le mani, sfogliandolo e quindi condividendo proprio alcune frasi, alcune situazioni direttamente dal libro. E poi vabbè, man mano vi aggiorneremo su tutte le altre cose, ma intanto, ragazzi, la copertina ve l'abbiamo voluta mostrare. È stato un piacere e un'emozione farlo, anche vederla, no? Sì, immagino, sì. Dopo tutta questa attesa, e quindi, Stasera andrò a condividerla meglio, certo, così si vede, esatto. solo lei, ma esatto. Ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro approfitto immediatamente per salutare Lucia Chiesa, un abbraccio grande, grandissimo. Gabriella Roti che dice: buongiorno, mi sono svegliata adesso in tempo per ordinare Amore Amaro. Finalmente. Buongiorno. Grazie Gabri. Sì, veramente, sei arrivata precisa come puntino. Un orologio svizzero, sì. Tra l'altro approfitto per salutare Gabriella, sì, ma anche tutti gli amici dell'angolo del confronto. Tra l'altro approfitto anche, e tu sei dentro a questo gruppo, che sta promuovendo una nuova iniziativa, la faremo insieme all'Aldo Baraldo e a chi vorrà comunque partecipare, quindi si Io ho già riparte. Dato il mio... Esatto, si riparte ed è, insomma, siamo pronti veramente con tante cose, sì. Colpo libero, con queste mostre, queste iniziative, insomma abbiamo voglia veramente di ripartire, di ricominciare a vivere. Esatto, un saluto quindi anche ad Alfonso dell'Aldo Baraldo che mette a disposizione questo spazio, quindi è anche uno spazio dove potremmo eventualmente presentare per anche esempio il libro, ma non diciamo altro, e quindi insomma grazie per queste belle opportunità che si stanno mettendo in moto piano piano. Ne avevamo tanto bisogno. Un'ultima cosa, approfitto per salutare anche tutti gli ascoltatori di Radio Moncalieri, perché ovviamente domani alle 11:15 ci ospiteranno. Noi andremo in replica domani mattina e quindi un salutone grande a tutti gli ascoltatori di Radio Moncalieri, a Gianni Ricci e a tutto lo staff, ovviamente. Grazie. E quindi un saluto ancora a Mauro Boaretto, Francesco Murlo. Ciao. E adesso però bisogna che leggiamo qualcosa.
Da dove partiamo? Devo dire una cosa anch'io. Certo che sì, prego. Ogni volta che entro qua dentro, ma oggi proprio in modo particolare, mi è sembrato di entrare in una bomboniera. Grazie. Ti devo fare i complimenti perché hai fatto uno studio accogliente, dolcissimo, caloroso. Basta, grazie. Sennò poi ti monti la testa. Grazie, bellissimo, grazie, bellissimo, grazie. Bellissimo. Sono emozionata, sono contenta che ti piaccia. Penso che anche chi ci sta guardando possa vedere il calore che c'è in questo grazie. Ambiente, bellissimo. Grazie, grazie. E ci grazie. Tenevo a dirlo. Ti ringrazio tantissimo, prego, prego. Anche perché devo ringraziare anche io te, perché se è così è anche merito tuo. Vabbè, questo lo sappiamo. Questo è marginale. Quindi questa condivisione sicuramente ha contribuito a rendere questo posto speciale. Bello, bello. E quindi grazie, 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 grazie. E ancora grazie, ciao Monica Commisso, Mimmo del Giudice, ma ciao, ma quanti siete? Grazie, grazie, però adesso dobbiamo cominciare a leggere qualcosa. Con cosa cominciamo, Carmelo? Io comincerei con questa poesia che ci tengo in modo particolare oggi di leggerla, che si chiama, l'ho intitolata La magia della vita. La magia della vita, che bel titolo, grazie. Vado. Prego. Buongiorno a te dove tu sei, dove tu sai e dove tante volte siamo stati insieme, vita mia. Buongiorno a questo giorno, buongiorno pure a ieri e buongiorno anche al domani e dove ogni giorno io e te saremo, se mi accompagni ancora, vita mia. È devastante il dramma di sti giorni, ma ritornerà la primavera andata che forse abbiamo calpestato con la fretta di rincorrere chimere che senza mai capirlo per davvero ho già vissuto a piene mani. Mi esaltavo all'alba, vita mia, e spingendo i sogni oltre la ragione, aspettavo l'ora di abbracciarci e vivere insieme altri notti veri. Ora rivivo il tuo ricordo, assaporo il tuo calore in sogno, ti carezzo per sentirti accanto e ti abbraccio per sentirmi vivo. Potrei morire dentro il mio pensiero, quando in un incubo ti vedo andare, poi ti sogno, mi sento vivo e canto. Canto la vita, vita mia, e oggi voglio gioire come posso. E lo farò finché ci sarà luce, vita mia. Ora stringimi forte e non lasciarmi andare. Io t'amo, voglio e devo star con te, perché non ho nessuna voglia di partire, ma solo quella di tenerti accanto per vivere il sogno e la magia di te, vita mia. Wow, io ti ringrazio perché so quanto per te sia importante in questo momento, per tutti, ma per te la forza che ti serve, la vita, sì. E soprattutto, e quindi apprezzo ancora di più le parole che tu hai scritto. Sì, perché ho bisogno di questa forza per superare questo momento un po' così, ma non voglio né intristirmi né intristire. No, però voglio dire, è importante, sì, sì. Secondo me, anche capire che questa forza ti sta aiutando e deve sì, aiutare sì. anche tutte le altre persone. E ripeto, non per intristire nessuno, però ci sono momenti in cui certe energie e tanta forza veramente devi andarle ad acchiappare con tutte e due le mani. Sì, ma si possono acchiappare perché credo che ognuno le abbia dentro di sé. Esatto. Bisogna solo tirarle fuori. Bravissimo, volevo allora sottolineare solo questa cosa grazie, qui che grazie. È molto... Io l'altro ieri ho messo un post su Facebook dopo una notte brutta che se una persona ha una meta, se noi abbiamo una meta, tutte le tempeste che dovremo attraversare sarà un piacevole percorso se abbiamo una meta da raggiungere, certo. Se abbiamo una meta che ci siamo prefissati. Senza meta anche un sentiero fiorito ci parrà scialbo. Invece se abbiamo una meta da raggiungere attraverseremo anche l'inferno. No? Vero. E vero. Di questo io mi sto convincendo in questo periodo un po' così. Bene, bene, mi fa molto piacere che tu sia addirittura da stimolo per gli altri. Renditi grazie, conto, grazie. Cossa, allora. E allora, è così. Senti, voglio salutare ancora
Monica, che l'avevamo salutata un attimo fa, Giuseppe Lofaro, poeta, pittore, che quindi insomma mi fa piacere che sia con noi, grazie, Cesare grazie. Rasini, del quale martedì sarò ospite proprio a Radio Moncalieri, quindi grazie Cesare e grazie per insomma essere qua a guardarci e a seguirci. E ancora ta-ta, Maria Emilia Costa ti dice: ciao Emilia, ci augura il buon pomeriggio. Grazie, grazie naturalmente a tutti, perché io come sapete non vedo proprio tutti quanti, quindi perdonate se qualcuno... Lei che ci teneva tanto, possiamo ripetergli che è arrivato, sta arrivando. Sì, 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 Amore Amaro è per strada. È per strada. Sappiatelo che da lunedì è ordinabile. Sì. E quindi, ragazzi, finalmente, dopo tanta attesa, Amore Amaro è qui! È qui. Bene, bene, benissimo. E sabato prossimo sarà qui su questo tavolo. Assolutamente, sì. C'è Barbara Ferrero che ti dice bravissimo, buon pomeriggio. Grazie, grazie. Senti un po', e adesso cos'altro leggiamo? Cosa andiamo ancora a tirar fuori dal tuo famoso cilindro magico? Una cosa nuova, una cosa... Fai tu, direi che c'è una bella energia che ti gira intorno. Sì. Sarà per la gioia del libro che sta arrivando, sarà per il trailer, sarà per le speranze, sarà perché sei capa tosta, comunque, sì. Insomma, no? Io leggerei ancora questa, che non è nuova, ma ci tengo a leggerla perché... Inizia in un modo e finisce in un altro, come spero che succeda sempre. Benissimo, ciao Lauretta, la mia Dean. Tra l'altro ti dico, Laura, e approfitto per salutare anche Renata, che Carmelo ha molto apprezzato la nostra cantatina in trio. L'ho anche commentato, esatto, mi sembra. Esatto, sì. No, te lo dico, Lauretta, Din Don Dan, ogni tanto facciamo qualche cantatina. Allora, Maria Emilia Costa ci dice: sabato scorso non c'ero, mi sono vaccinata, penso che volesse dire proprio adesso. Sì. Quindi, insomma, va bene. Va bene. Benissimo. Prima o poi ci vaccineremo tutti. Sì, sì, esatto, esatto. Ok, prego. Il mondo. Dopo aver rischiato di morire, non so più chi sono, me ne vado in giro per il mondo in cerca di me stesso. Poi mi siedo in terra e prego affinché mi dicano chi ha coniato questa frase: tu raccogli ciò che hai seminato. Ma è giusta? Forse l'è stata, ma ora non ci credo più. Cerco solo ciò che una volta ero, ma mi ritrovo a prendere schiaffi che non ho mai dato, a ripararmi dal vento che non ho mai seminato e a schivare tempeste che non ho mai voluto. E mi ritrovo chiuso in casa senza aver fatto niente. Sono senza soldi per averli regalati e senza amore per averlo donato. Ora scrivo tutto per non dimenticare. Non ho più la forza di chiedere che male ho fatto. Mi sento imprigionato, messo alle corde e condannato da uno sconosciuto. Lo so che in tutto esiste un po' di verità e prima che la vita mi colpisca ancora, getto la paura e vado in giro per il mondo. E ripensando a quella frase, semino. Sì, semino fiori che profumeranno l'aria, grano con cui farò il pane e preghiere con cui chiederò perdono. Dai, tutti insieme, gettiamo la paura, piantiamo ulivi in segno di pace e spargiamo briciole d'amore con la certezza che qualcuno le raccolga e le ami senza paura e senza farle andare in giro per il mondo. Senza farle andare in giro per il mondo. È sempre bella questa poesia, tra l'altro sì, anche questa è adatta al momento. Sì. E quindi ti ringrazio tanto per la condivisione e soprattutto hai ragione, inizia in un modo e finisce in un'altra e noi speriamo che per tutti possa andare così, con tanta speranza e che attraverso tutta una serie, per carità, di diatribe che la vita ci mette davanti ogni giorno, piccole, grandi, però si possa sempre andare avanti, sempre con pensieri positivi, costruttivi e che ci diano veramente... Quelli sono importanti, perché la positività ne porta altra, quindi assolutamente, dobbiamo esserlo. Assolutamente sì. Allora,
Maria Emilia ci dice: bravissimo, poesia bellissima. Grazie, grazie. Fantastico. Grazie. Poi volevo anche salutare Ilenia, aspetta che sbaglio sempre a chiamarla, a parte Barbara Ferraro, Gabriella, Barbara Biasini, ecco, Barbara Biasini e Ilaria Borselli. Ilaria o Ilenia, scusami, non ti trovo più, ma tutte le volte mi sfugge e poi vedo sempre che c'è. Quindi scusami se ti ho chiamata nel modo sbagliato eventualmente, perché non ti ritrovo di nuovo, ma so che ci sei e ti ringrazio. Grazie, grazie, grazie. Allora, visto che stiamo lanciando comunque pensieri di speranza, pensieri con un'energia buona nonostante tutto, sarà, sì, te l'ho detto, per questa, come dire, frizzantezza, per questa, sì, insomma, allegria, no? Che, sì, che ti porta questa notizia bellissima, perché diciamocelo, il fatto che finalmente questa tua creatura, la tua sesta creatura, sì, di carta, ti piace chiamarle, sì, stia proprio arrivando, ovviamente, insomma, ti dà emozione, ti, sì, dà, sì, anche voglia di fare, ti dà energia positiva. Energia positiva, voglia di presentarla, voglia di farla conoscere, voglia di condividere, esatto, i pensieri che ho scritto in questo romanzo, che racconta una storia di vita, che racconta una storia, più storie di vita. Eh beh, certo, perché comunque di fatto la vita è fatta di tante esperienze. Esatto. Chissà che ognuno di noi probabilmente, come spesso accade, all'interno di un romanzo può magari immedesimarsi anche solo in una piccola parte, perché ovviamente... Ma io credo che, come dici tu, in ogni romanzo ci siamo tutti, esatto, ci sono tutti, sì, perché credo che anche in questo ognuno si potrà immedesimare in uno dei personaggi che ci sono. Perché, esatto, o in qualche comportamento, o in qualche sentimento, in qualche situazione, perché... A volte basta solo una parola, una frase detta in un certo modo che, esatto, magari chi lo legge si immedesima. Esatto, proprio questo è quello che accade leggendo, esatto, i libri, perché in qualche pezzettino di qua e di là ci si può ritrovare, sì, infatti. E sono molto, devo dire che sono molto contenta anch'io, sono molto contenta, non vedo l'ora che di poterlo veramente presentare sia qui e sia in ogni dove, quindi in libreria piuttosto che, perché l'abbiamo aspettato tanto, sì, e quindi non vedo l'ora che adesso possa... Sembra che ci diano anche la possibilità di poterlo presentare in libreria, esatto, o in presenza, quindi insomma questo è molto bello, è un'altra cosa, esatto, in presenza è un'altra cosa, è vero, sì, sono emozioni insomma forti, uniche, sì, e quindi insomma molto molto bello questo fatto. Senti un po', cos'altro tiriamo fuori dal nostro magico cilindro? Un'altra poesia. Un'altra poesia. Un nome. Un nome. Quale nome? Un nome. Prego. Un nome. Questa è nata stanotte. Sì, perché dimenticavo di ricordarvi, come ben sapete, che il nostro Carmelo è molto produttivo, soprattutto di notte. Ultimamente sì. Sì, ultimamente la notte, anziché dormire... Preferirei dormire, ma non ci riesco, e allora scrivo. Esatto, viene raggiunto dall'ispirazione che lo trova sveglio e quindi cogliamo l'occasione, lui coglie l'occasione per scrivere e noi cogliamo l'occasione per ascoltare un nome. E io dico grazie. Grazie a te. Prego. L'ho intitolato un nome, poi capiremo perché. Bene. Un giorno, forse, capirei lo strazio di un cuore a sentir di un nome. Un nome che non gli apparteneva e che soffocava il respiro e verbo di un amore che amavo come il sole. Forse il tempo cancellerà quel nome, il rumore e lo strazio che donava, e il sapore di quel nome dalle labbra libererà la mente dal ricordo che laverà la pioggia e volerà col vento. Ma del cuore no, non potrò mai volare. Non ho mai capito perché porto ancora con me quel nome, capace solo di ferire anima e cuore, erodere l'amore, fermare il canto per tradurlo in pianto e chiedere aiuto all'esistenza
affinché cancelli il ricordo della fretta, rabbia e gelosia, e addolcisca il sapore di un amore amaro e rincorra i sogni senza più paura. Ma prima che il tempo spenga l'eco del canto e delle canzoni che cantavo, ritroverò l'amore e, sognando, ricomincerò a cantare la vita e ad amare il vero dell'amore senza avere paura. Senza avere paura. Ritorna spesso questo monito nei tuoi versi, no? Perché secondo me è importante sottolinearlo, perché nella vita le varie esperienze ci segnano un pochino e dopodiché abbiamo bisogno di lasciarle andare, sì. No? Abbiamo bisogno di riconoscere a volte questi timori, questa paura che un po', insomma, no? Ci attanaglia. Sì, questo è, e dire: ascolta, allora, vattin. E quindi grazie per ricordarci anche questo aspetto. Perché io dopo quelle vicissitudini avevo scritto Non aver paura. Esatto. Probabilmente stanotte con un pizzico di nuovo di paura. E alla fine ho voluto concludere questa poesia da ricordi un po' così amari. Amari, beh. Ma l'ho voluto concludere senza aver paura. Senza aver paura. Eccola qua la nostra signorina Ciccio, buon pomeriggio. Anche lei è una scrittrice molto molto brava. Grazie. Ciao, per essere benvenuta. Con noi. Benvenuta, esatto. E quindi grazie perché grazie comunque abbiamo bisogno sicuramente di essere spronati, no? Delle volte sì. Magari in momenti particolari della nostra vita e ci viene, la paura fa parte. Fa parte della vita. Della vita, no? Insieme a tutte le altre emozioni che a seconda di ciò che ci sta accadendo, insomma, ci girano intorno, d'altra parte ci fanno sentire vivi. Però provarla, ok, per un attimo, però dobbiamo anche affrontarla e decidere di mandarla via. Sì, senza lasciarsi sopraffare, esatto, perché sennò. Esatto. Non va bene. E se no non va bene, bravissimo. E dunque grazie perché tu di tanto in tanto proprio ci porti a riflettere su questo. E quindi insomma, grazie. Non sono io. E chi è? È la testa. E chi è? Chi è? No, scusate la battuta, non male. Certo. Senti un po', dimmi. Abbiamo ancora del tempo, per fortuna, non tantissimo, però... approfitterei per condividere ancora qualche verso. Ce n'ho ancora 4-5 qua. E allora, prendine un paio, dai. Eh? Voglio dirvi, eravamo indecisi se leggere o no un pezzettino di libro. Ci siamo consultati e abbiamo deciso che vi facciamo vedere la copertina, ma che oggi il libro non lo leggiamo perché faremo questa puntata con il libro in mano dedicato, diciamo, totalmente a Amore Amaro la prossima settimana, quando finalmente... Sabato prossimo. Esatto, sabato prossimo faremo un Poesia Merenda speciale Amore Amaro e quindi ci dedicheremo completamente al libro, avendolo fisicamente proprio tra le mani. Diciamo che fino adesso, permettimi se ti interrompo, abbiamo fatto Poesia Merenda con qualche spunto di Amore Amaro. E adesso, certo. Sabato prossimo potremmo fare Romanzo a Merenda con qualche poesia. Con qualche sì, spruzzatina di poesia, va no, bene. Per, perdonatemi la, la... Eccola qua, Angiolina Gregorio, grazie, buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio a te, grazie per essere con noi. Quindi, cosa hai scelto? E sogno ancora, d'altra parte, se non sogniamo qui dentro, e se non sogniamo proprio oggi, che stiamo dicendo da lunedì, potete ordinare Amore Amaro e da qui a breve intanto vi mostreremo la locandina con il link per prenotare le copie e da qui a breve, devo dire, sono tutta emozionata, vedremo anche il video trailer del libro. Che l'ha fatto? L'ho fatto io! E quindi sono anche molto emozionata per questo e molto contenta, non vedo l'ora. Voglio già ringraziare Cristian Stefanoni che ha offerto la musica. Sì, bellissima, come sempre, meravigliosa e quindi sì.
Grazie, grazie a te, grazie a Luvi, grazie a tutte le persone che ci seguono. No, grazie, grazie a te per ciò che condividi attraverso le tue parole. Io te l'ho detto più di una volta che ci sono persone che hanno un dono, tu sei una di quelle, grazie, il dono grazie. Di riuscire a mettere sulla carta I pensieri in una maniera veramente emozionante. Come vengono? Come vengono, insomma, mica tanto come vengono. E quindi, prego, leggicelo. E sogno ancora. Il mio sogno è ancora vivo e te lo mostrerò ogni giorno, perché ogni notte sogno e nessuno potrà impedirlo. Sogno anche di giorno, sai. Io sogno sempre, in ogni istante. Sogno quando guardo il sole e poi ti vedo. Sogno quando urlo un nome e vedo te, poi ti penso, tremo. Ascolto il cuore che galoppa e dopo che ha scalato il petto arriva in gola, mi ristora e col suo pianto sogno ancora. Sogno di abbracciarti e assaporarti, vita mia. Ho fame e sete del mio sogno, un sogno che ha il sapore della vita. È il tuo, lo vedi? È nei tuoi occhi, vive nel tuo sguardo il sogno mio. È il sogno da bere, è un sogno da mangiare, è un sogno che nutre anima e cuore. È un sogno che disseta e che fa vivere sognando. Sogna anche tu il tuo sogno. Ti aiuto se vuoi. Ognuno ha il suo. Ce l'hai anche tu. Ma se non ci credi, no. Non sognerai. Non so se il mio s'avvera, ma lo sogno da una vita. Lo rincorro dal giorno che sono nato e proverò a viverlo per te e con te, vita mia. Wow! E allora, sempre emozioni. La vita è piena di emozioni, sì. No? Eh sì. Più belle, più forti, a volte dolorose, no? Perché a volte crude. A volte molto crude, insomma, delle volte siamo un po' scioccherati da queste emozioni che... A volte uno vorrebbe dire basta. Dice, sai che c'è, ma anche se non mi emoziono non importa. Delle volte ci viene la tentazione sì, di dirlo, però voi immaginiamo tutti... Come sarebbe la nostra vita senza? Piatta. Sarebbe un piattume piatta. Senza senso. Sarebbe un elettro, non voglio dirlo, encefalogramma piatto, però ormai l'ho detto. Eh sì, esatto, quindi allora... Un po'. E quindi no, è importante proprio viverle tutte, perché anche più volte l'abbiamo detto, anche le emozioni, quelle più... diciamo che ci piacciono di meno, diciamo così, quelle più dolorose, più crude, eccetera, comunque ci servono per arrivare... Ad apprezzare meglio le altre. Esatto, ma per arrivare magari a un cambiamento, per arrivare ad avere qualcosa di più bello, no? Sì. Tante volte proprio passando attraverso delle esperienze proprio dure, brutte, che poi si riesce veramente ad arrivare a momenti di grandissima gioia, serenità, sì. A fare dei cambiamenti, no? Sì, sì. E come ho detto prima, se uno si pone una meta, è capace di attraversare una tempesta senza accorgersene, esattamente, pur di raggiungerla quella meta. Se invece uno non si pone nessuna meta, rimane un po' tutto piatto e quindi la vita esatto. È fatta di cose, è fatta di alti e bassi, è fatta di... notte di giorno, di caldo e di freddo, di gioia e dolore anche. È verissimo, è verissimo. Dentro c'è tutto, un frullatore di tante cose sì. Che per fortuna ci sono. Sì. Come dico, anche se ci sono momenti che uno dice allora, insomma non è che proprio... Ne avrei fatto volentieri a me, però esatto. Se arriva... Però, esatto, fa tutto parte di questa vita meravigliosa. E che, sì. Come diciamo sempre, è un dono, non è affatto scontato, no. Per nulla scontato, anche se noi tante volte proprio per apprezzare alcune cose abbiamo un po' bisogno di sbatterci il nasino, no? Cioè, sì. Guarda soltanto che meraviglia godersi, non so, andare al ristorante. Sì. Sembra una cosa, dice, all'aperto, magari con l'ombrello aperto perché piove, ma lo fai ugualmente. Sì, 3 anni fa sembrava una cosa che non ci facevamo nemmeno più caso. Esatto. E invece, oggi, quando che ci si può di nuovo sedere a un tavolo per mangiare qualcosa, ci sembra di... sembra un'emozione esatto. Enorme, no? Esatto. Per cui, voglio dire,
veramente. Quindi a volte le cose belle ce ne accorgiamo di quanto lo sono. Esatto. Proprio quando ci mancano. Esattamente, esattamente. Concordo. Senti, abbiamo il tempo ancora per un'ultima poesia. Scegli tra quello che tu hai nel tuo cilindro, che cosa hai tirato fuori da questo cilindro magico, e ancora appunto qualche verso per... Voglio leggere Volare. Volare, e leggiamo Volare, calcolando che stiamo volando, e scusa se lo ribadisco, ma verso veramente la presentazione di Amore Amaro, che è diventato realtà, sta diventando realtà, quindi sappiate che da lunedì è ordinabile. Si potrà... E sabato prossimo lo presenteremo qui. Esattamente. Con una sorpresa che vi diremo strada facendo. Strada, va bene. Ma è una sorpresa bella bella. Bella bella? Bella bella. Ah. Ce l'ho qua, ma... Va bene, d'accordo. Poi la condivideremo sabato prossimo. Va benissimo. Prego. Volare. Sì. Vola in alto, uomo. Va da lei. Regalale un sorriso. Stringila nelle braccia, aspira l'odore del suo amore e del suo cuore, carezzala e vivila. Vivetevi, amatevi. Assaporate il gusto del peccato e quando raggiungerete la vetta dell'amore e l'aguglia del piacere, volate nell'immenso della vita e ammirate dall'alto il vostro amore. Vola anche tu, donna, che sei vita. Volate insieme al vostro amore e quando ricorderete che eravate soli, abbracciatevi e urlate al mondo. Ora non siamo più io e te, ma noi. E il nostro insieme ci farà volare ad ali uniti per esserci ogni giorno, per amarci ogni istante e vivendoci ogni notte come la luna fa col cielo e le sue stelle intorno, ci regaleremo la follia di un sogno e ad ali uniti voleremo fianco a fianco nell'immensità di un attimo d'amore che ci siamo regalati. Meraviglia, meraviglia. E ti dico, Gabriella dice viva le emozioni che ci fanno sentire vivi. Grazie. E su queste parole, salutando tutti coloro che ci hanno ascoltato, tutti coloro che ci ascolteranno e dando appuntamento anche a domani su Radio Moncalieri, www.radiomoncalieri.it. Salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Radio Moncalieri, lo staff, Gianni, tutti gli ascoltatori di Sognare Si Può, ringraziandoli per essere stati con noi, ricordando che da lunedì Amore Amaro si può ordinare sul link che vi mostreremo insieme con la copertina, sappiatelo che fra poco arriveranno i post con la copertina, con il link e poi arriverà anche il trailer del libro, insomma, e sabato faremo finalmente la presentazione qui. Con tante sorprese. Anch'io ringrazio tutti le persone che ci hanno ascoltato, quelle che ci ascolteranno, ringrazio gli ascoltatori di Radio Moncalieri e ringrazio Ivana che mi dà queste splendide possibilità di leggere ciò che scrivo e condividerlo con tutti voi. Grazie, ciao a tutti. Ciao e ricordate, sognare si può. E non è peccato. Ciao! I fell in love.